Federico Cozza il marchio Liderform, anche quest'anno rimarrà in Serie A come partner dell'Elas Verona voi insieme a GSM avete deciso di continuare questa bellissima avventura da quest'anno marchiata Nike sì sicuramente come dicevo prima ci abbiamo creduto l'anno scorso anzi due anni fa l'anno scorso quest'anno ancora di più eh, abbiamo l'onore di essere sotto una maglia a parte dell'Elas Verona e marchiata Nike quindi cosa vogliamo di più speriamo solo di fare un bellissimo campionato e goderci le gioie di quest'anno. L'anno scorso è stata una cavalcata trionfale che ha riportato Lella Sverona dopo 11 anni tra infame e purgatorio nel paradiso calcistico italiano. Come obiettivo quest'anno non si può che chiedere la salvezza alla squadra dei mandolini? Ma sicuramente la salvezza è il primo obiettivo, penso di tutti, sono, con la società devo ancora parlare, però sicuramente la salvezza è un obiettivo primario. Poi come tutti ci aspettiamo male qualcosina in più, come sempre nella vita. E, oltre all'obiettivo eh, sportivo, il marchio Nike, secondo Federico Cozza, amministratore delegato della Lidaform, cosa può portare? Che vantaggi può portare l'Ellas Verona? Beh, a livello di immagine, enormi. A livello di marketing, eh, altrettanto. Poi, come diceva prima il direttore generale, il, eh, lo store Ellas Verona, legato a Nike, eh, nel cuore di Verona. Quindi, penso che sia un progetto ambizioso, ma molto molto bello. In ultima le chiedo Cozza, allora non sarete più main sponsor, quindi il vostro marchio non sarà il marchio principale sulla maglietta, ma vi alternerete voi e GSM come co-sponsor, giusto? Certamente, noi saremo sotto il baffo, chiamiamolo così, della Nike come co-sponsor, penso una giornata a noi e una giornata a GSM, però quello è ancora da definire. Intanto buona crociera. Grazie mille a tutti.